Ho recuperato la bicicletta incredibilmente, adesso la capitale del Cambogia è mia e la girerò in bicicletta, Phnom Penh. Percorro lungo il fiume del Mekong quasi alle 8 scarse. La gente fa ginnastica di bestia. Qui la gente fa ginnastica la mattina presto. Eccolo il Mekong, immenso, incredibile. Lungo a Phnom Penh alle 8 di mattina con un caldo incredibile. La gente pesca. Un mercato. Wat Phnom Temple. Eccolo lo Wat Temple. Eccolo il bellissimo tempio. Bianca, un bruciatelle, brucia tutto. Dolci emozioni, siamo persi. La pagoda. Entriamo nella pagoda. Fantastica. Entriamo nella pagoda. Spettacolo, immagini. Una fila di tuk-tuk interminabile. I giardini. Rispettoso, il Mekong scorre lento. E nella capitale è Phnom Penh. Bellissimo lungo fiume con le palme. Il reale, qui si dà il grano come a Venezia, ai colombi. Io giro indiscretamente intorno alle mura del palazzo reale. Oh, il palazzo reale. Sono dentro. Emozioni ragazzi, nella capitale Phnom Penh. Che spettacolo signori, questa è la grande verità. Bellissimi giardini, i porticati incredibili. Thank you.
Eccomi la pagoda dal vento. Un po' piccato con i dipinti. Pedalo indistintamente della capitale della Cambogia. Dalle lì, relax, tupa. Cos'è tutto sto chilo spinato? Il bel monumento. Con le immagini, emozioni, spettacolo anche questo bellissimo monumento, un altro bellissimo tempio vicino al monumento, corrono i viali incredibili di pompe, super cavi e cavetti, il museo nazionale. Incredibilmente. Incredibili.